Cavarozzi cerca la giocatore orizzontale, buono però il pallone per Canutè che va via Delisalde, fallo e spara un po' nel vuoto, attenzione a Rizzo che controlla male, Elisalde va a dargli una mano su Defendi, Andy, Boben, Partipilo può sfidare in uno contro uno Rizzo, attenzione a Partipilo che sterza, entra in area, mette in apprensione praticamente tutta la zona di tiro, incespica un attimo, poi trova Partipilo, ancora Partipilo che riesce ad entrare in area, la piazza, occhio, attenzione a Falletti che può liberare la corsa di Partipilo e lo fa, ancora il 21, Elisalde sceglie molto bene il tempo, poi fa sfidare la Casertana in un derby campano, qui vantaggiato, viene forse trattenuto secondo il direttore di gara che non arriva nei piedi di Vallocchia, Juve Stabia che adesso deve tornare velocemente a ripiegare su Furlan che sgasa a sinistra, può entrare. Prova a trovare Baldassin che cerca il controllo orientato, va giù, non c'è fallo, Vallocchia recupera su di lui anche Orlando, poi non si intende con Caldore e allora Baldassin che prova a entrare dentro, c'è calcio di punizione, il fallo di Marotta, poi lato lungo, qui sbaglia Elizalde, recupera palla la Paganese con Dioppi, posizione regolare Dioppi, elude l'intervento di Elizalde, aveva la porta da Magna e Orlando, a cui si aggiunge Mastalli che è stato escluso dai piedi verso Marotta, anticipato da Dinunzio, Bojciuk che si libera, ancora le finte, rimpallo gli è sfavorevole, bravo su di lui Elizalde, tocca a terra, lo fa ora Mulè a vuoto, Longo preciso, c'è il fallo ai suoi danni, lo spunto di Antenucci che può puntare l'aria, va al destro, bene a destra per Rolando, può entrare in aria, lo spunto di Rolando che va giù sul contatto, non c'è nulla, dice sulla destra a Rolando, uno contro uno con Elizalde, va sul mancino Rolando che entra in aria, ne salta a due, va giù sul contatto, invita a rialzarsi Perenzoni, episodio sicuramente dubbio che andrà rivisto nel post partita, i valori si annullano, ci sono solo 90 minuti, Elizalde di testa di Valente che al momento dà la qualificazione al Palermo, Elizalde di testa. Elizalde prova a saltare, sempre in 10 la Juve Stabia, palla profonda, di testa a Buschiazzo, dentro Catanzaro che ha confermato, come detto, lo stesso 11 schierato nella sfida contro il Cagliari. Può impostare la Paganese con il lancio di Cigagna nella zona di Raffini, prova a fare la torre, Elizalde svampato, pallone che rimbalza, Raffini non la prende, lancio lungo di Camilleri a cercare Rossi, Elizalde stacca su di lui, forse con fallo, giocava con la maglia del Siena, ha già fatto male le ultime 5 contro la Viterbese, 3 gol e 4 out. Markic, pallone fra i piedi, si alza la testa, si alza anche il pallone a cercare Rossi, peccata, Camilleri la alza a cercare proprio Menghi, forse va col braccio ma dell'arbitro Crezzini, pallone lungo a cercare Menghi, ancora Tascone, palla profonda a cercare Bociuk, anticipo secco da parte di Elizalde in profondità, prende posizione Elizalde, anticipato Elizalde, Rizzo, contatto, norma del ancora da dietro alla Juve Stabia, Elizalde, lancio lungo, cercare lo scatto di Borrelli, palla facile per Ternana che si è abbassata tutta all'interno della propria metà campo con vantaggiato e Falletti, vedremo se Lucarelli sceglierà di sostituirlo, qui rischia qualcosa anche Elizalde, palla che resta tra i piedi del numero 4 a 58 e Catania che sarebbe quinto visti gli scontri diretti vantaggiosi, qui attenzione Poggia,
Dunque, che cuce il gioco, Elizalde. Lo scatto a parte di Orlando, il pallone per lui, leggermente troppo lungo, e ragiona contro Esta. Elizalde. In incontro Orlando, palla in profondità, prova ad arrivare Rardocco, su di lui Carlini. Elizalde. Col lancio lungo, a cercare Marotta, Scogliamillo. Massimiliano Carlini. Elizalde. Marotta con la spalla.